Eccoci qua. Ce la possiamo anche togliere questa. Il posto che vi voglio farvi scoprire è questo, il cratere degli astroni. È magnifico. Mo' vi faccio vedere. Facciamo riscoprire ai nostri figli, ai nostri nipoti, a quelli che verranno, le bellezze della natura, in questo caso le oasi. Il mondo sta cambiando, soprattutto negli ultimi anni, e devono capire che lo devono rispettare, perché è la nostra casa, la nostra futura casa. Viva la natura!
ora vediamo se siamo fortunati. E vediamo se riesco a vedere qualche folaga. Comunque è stupendo lo stesso. Magnifico. Mamma mia. Mi trovo a pochissimi chilometri dal centro di Napoli. Tutto qua. Guardate dietro di me. Che ne dite? Questi sono gli incontri che si fanno in questo parco. Alle quattro domande vi rispondo. La prima, cosa mi sta a cuore? Rispondo alla mia famiglia. Dopo il mio ictus ho fatto di tutto per ritornare in vita e per andare da loro. Ho delle difficoltà fisiche.
Guardate, la voglio prendere come un segno che mi ha lasciato Gesù. Ti ridò la vita, ma ti lascio il peso della croce alla tua destra. E vivi giorno per giorno, come fosse l'ultimo. La seconda, di cosa hai paura? Il futuro dei miei figli e per il prossimo, che verranno su questo fantastico pianeta. Negli ultimi tempi sta soffrendo tanto per i cambiamenti climatici. Vorrei fare qualcosa per aiutare la nostra casa. Un giorno i miei figli e i miei nipoti, quando vedranno un pianeta cambiato per colpa dell'uomo, e mi faranno una domanda del tipo: papà, nonno, cosa hai fatto tu per questi cambiamenti? Cosa dirò? Che gli rispondo? Ero troppo impegnato nelle mie cose inutili. La terza, cosa vorresti cambiare nel mondo o nella tua vita? Ho paura del futuro della mia vita, ma soprattutto dei miei figli, che è un po' incerto. Nell'ultima domanda, che cosa hai in tasca? Questo vi rispondo molto facilmente. Ho una seconda vita e non la butterò via. E questo sono io.